Buon pomeriggio dagli uffici della sede del Partito Verde Europeo. Volevo dare il mio piccolo contributo alla discussione molto vivace e non sempre positiva che si sta sviluppando intorno al tunnel della Valsusa e alla battaglia del movimento No TAV. La prima cosa che vorrei dire, anche come rappresentante di un partito europeo, è che noi riteniamo che l'utilizzo della violenza da qualsiasi parte non sia assolutamente utile a fare ripartire un dialogo ormai bloccato dal punto di vista politico da mesi, se non anni. E riteniamo anche che il fatto di mettere le parti muro contro muro non serve. Il fatto che il governo utilizzi la linea dura non risolverà assolutamente niente dal punto di vista della necessità di riaprire la discussione su quest'opera. Ci sono due messaggi che in questo momento sono molto comuni nel dibattito italiano, che sembra definitivamente chiuso. La prima è quella di dire che ormai l'Europa ha già deciso, che ormai il progetto è già fisso e che la Francia è talmente avanti che noi dobbiamo assolutamente correre per riuscire a riacciuffarla. Bene, nessuna di queste tre cose è vera. Dal punto di vista dell'Unione Europea è partita alla fine dell'anno scorso una riconsiderazione sia dal punto di vista finanziario che dal punto di vista della qualità dei progetti, che dal punto di vista dei tracciati, delle linee che fanno parte dei 10 progetti prioritari di cui la Lione-Torino fa parte. Quindi non è vero che è stato deciso che questa opera sarà finanziata per il 40%, non è vero che non c'è più nessun margine di negoziato, al contrario, il negoziato è partito, la procedura legislativa è partita e durerà almeno per un anno e mezzo. E alla fine di questa procedura bisognerà decidere quali sono i progetti che stanno in piedi e quali sono i finanziamenti che dovranno essere attribuiti. Per adesso la Commissione ha deciso 30 miliardi di proporre 30 miliardi di euro per questi 10 grandi progetti e se noi pensiamo che solamente la Torino-Lione dovrebbe costare intorno ai 20 miliardi, siamo davvero lontani da poter garantire una sostenibilità finanziaria di quest'opera. Secondo elemento è che si dice che ormai il progetto è fisso, che tutto è fatto e che le parti sono state tutte intese. Anche questo non è vero, il progetto non è preciso, ci sono ancora molti elementi complicati, perfino il l'atto adottato dal CIPE prevede più di 200 prescrizioni e per di più tutte le varie opere che si avvicinano a questo tunnel sono anch'esse completamente non precisate, non solo dal punto di vista progettistico ma anche dal punto di vista finanziario. Infine la Francia. Noi siamo qui a Bruxelles in questo momento con dei rappresentanti anche del Partito Verde francese che ci stanno raccontando e spiegando che nelle regioni che sono intorno ai nostri confini questo tema è oggi discusso e che in ogni caso si sta discutendo di una linea su parte francese che forse partirà nel 2024 e tra l'altro la tunnel della Torino-Lione non è in nessun modo ripresa dalle priorità del governo francese in questo momento. Quindi penso che noi dobbiamo riportare anche un po' di razionalità e anche un po' di verità in questo dibattito e mettere almeno l'Europa e la Francia al riparo di tutte le bugie che si dicono intorno a loro. Grazie.